Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale e benvenuti sulla carriera di Calogero Bottas su F1 2021. Probabilmente quella che vedrete oggi è la miglior gara della stagione. Siamo praticamente a due gare dal termine, compresa questa di Australia, e il nostro Calogero Bottas ci tiene a fare bene. Purtroppo però è una gara in cui i presupposti sono un po' particolari, infatti abbiamo cambiato la corona del volante, ho preso il Thrustmaster F1 Donna, chi mi segue su Instagram lo sa. E questo cambiamento fatto all'ultimo secondo senza aver provato niente ha portato qualche piccolo problema di adattamento. In più la pista d'Australia non è sicuramente una delle mie piste preferite e questa congiunzione di cose ha fatto in modo che la gara inizi in maniera un pochino stentata. Comunque le qualifiche non vanno malissimo, ma quando in gara tutto sembra perso perché mi trovo alle spalle Ocon con le gomme rosse mentre io sto con le gomme gialle a due giri dal termine, va in scena la più grande difesa del nostro Calogero Bottas da inizio anno e non vi dico com'è finita, però vi devo dire che è stata veramente una grande gara. Calogero Bottas super concentrato, due rottini di buon augurio. Male, qui un po' lunghetto. Qui decisamente meglio. Intervengo. Aio. Mi stavo dicendo dalla chat che potrebbe arrivare pioggia tra 5 minuti. Ecco. Finitela di cufà. Questo giro è venuta una bella schifezza. Cazzo, è stato un bello giro schifosissimo, raga. Vabbè. Dai, calò. Potrebbe definire un sorpasso da straccio di licenza. Straccio di licenza. Portacci i vostri. Chi è questo che sta provando a esterno? Sempre Alonso. E dai. Ok, stiamo messi come prima. Comunque la partenza non è stata malaccio, eh. Poteva andare decisamente peggio. Alonso non rompe il cazzo. So due volte che te lo dico. Rieccolo questo che ci riprova. E batta a fare una passeggiata, lo? No, come potrebbe esserci una foratura, oh? Non scherziamo, raga. Ah, ok, meno male. Oh, Perez fermo, attenzione, Perez rotto. Buono. La pista è libera, bandiera verde. Non è questo il giro dei box, no? In teoria è quello dopo. Ok. Ok. Dai Cicci, dai, dai. Pronti, vai.
cazzo. 1,7 secondi. Ma ha passato Vettel, raga. Vettel, via qua, via qua. Sbrigate che sto rettilineo è corto. Oddio, esce uno dai box. Cazzo, esce Stroll dai box. Aiuto, aiuto, aiuto. Ciao, benvenuto, grazie per il follow. Buonissimo, continua così. Ma questo mondo davanti però non ci voleva. Stroll, non fa resistenza. Oh, mortacci tua. Sono due, aiuto, aiuto, aiuto. C'è uno a destra e uno a sinistra, raga. Questo non ci voleva. Servirebbe una safety, servirebbe pure, diciamo, un po' di tranquillità. Che non c'ho perché ho fatto troppi cambiamenti tutti insieme. L'idea della corona è stata una bella idea perché mi trovo bene, raga, però era meglio non farla prima della gara. Occhio Ocon che ha le gomme rosse, potrebbe arrivare nel finale di gara. E come ha fatto a averci le gomme rosse? Grazie per il follow, benvenuto. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 6,2 secondi. Strategia invertita, eh? Eccolo che è arrivato con no. Distacco dalla vettura davanti. Fettel ha mollato 2 secondi e mezzo. 9 secondi. Fettel sì, ma questo dietro no. Beh, non so come riuscirò a tenerlo dietro due giri, raga. Ma è arrivato, raga. Che gli racconto, mo? Ce n'ha troppo di più. Lo sto usando sui rettilini, raga, ma quello c'ha pure il DRS oltre all'Hertz. Calcola che te devi veramente inventare i mostri, te lo dico prima. Io non te faccio passare. Distacco dall'auto davanti, 9,7 secondi. Eccolo, raga, è fatta. Esco male qui. E difende. Oh oh, mortacci tua. Ma ha toccato, raga. Ma ha toccato. Io non mollo, fa come te pare. C'ho l'Hertz, cioè c'ho il DRS, incredibile.
Ragazzi, non ci sto a capire più niente. Cerca di nostro fare. È una parola. Devo tenere dietro un altro giro. Break test. No raga, però a parte scherzi, quello davvero, ma mi è venuto addosso lui, io lì, non ho toccato io. Ultimo giro. Sì, lo so che sono l'ultimo giro, Alex. Ma lo sa pure lui. Difendi tutto il possibile, porta a casa questi punti. Cazzo, lunghissimo per frenare. Diciamo che sto fa un po' di guida. Non proprio da manuale, però. I rettilini mi dicono di fare delle S per non dargli troppa. Cazzo! Ocorne vaffanculo. Tanto ha vinto Verstappen. Si è infilato. Riprova dopo. Dai. Sì, cazzo! Sì, grandissimo, così siamo okay. Fieri di te. Somma e portala a casa. Sono devastato, ragazzi.